Buonasera, a proposito di radio volevo dire una cosa, noi conduciamo un programma che si chiama Radio Visioni su www.radiofonica.com che è la web radio universitaria di Perugia e proprio una settimana fa abbiamo fatto uno speciale su di lei e nel corso della trasmissione sono sorti dei dubbi, delle domande, parlando soprattutto di Brasile e soprattutto del salto dal senso della vita con i Monty Python a Brasile. Sono passati solo 2 anni, ma le tematiche cambiano totalmente. In Brasile ci sono anche di Wells, Eisenstein e Kubrick, secondo noi, anche secondo la critica. Le volevamo chiedere se l'utilizzo di questi fotogrammi nel film, seppur totalmente rinnovati, perché la carrozzina di Eisenstein, per esempio, diventa un aspirapolvere, ha un richiamo solamente visivo o anche delle tematiche? Cioè, lei cerca di ricalcare anche le tematiche di questi artisti come Fellini, Eisenstein e Wells. The difference between meaning of life and Brazil are there's no connection except that one is Monty Python and one is mine, and I'm a small part of Monty Python. Brazil was something that was very cathartic that I wanted to get out of my system. Meaning of life was a group effort, so it's very hard to even talk about. I'd rather other people talk about the difference or the similarities between the two because I don't know. Dice, sono intanto vabbè, i due film, Il senso della vita e Brasile, sono completamente diversi anche perché appunto Il senso della vita è un film dei Monty Python di cui lui era una parte. Brasile è un qualcosa, un'esperienza, qualcosa di catartico e di forte che lui personalmente ha voluto mettere in scena, quindi lui dice non le considera neanche, insomma, quali possono essere somiglianze o differenze. Quotations, no, there's no meaning to them other than the fact that it made me laugh when I did it. Had to do an action sequence at the end of Brazil, and I was really bored with action sequences, so I said, let's do this joke version of Eisenstein's Battleship Potemkin stair sequence. Quindi non hanno tutte le varie citazioni di Brasile, non hanno dei significati reconditi particolari, anzi in molti casi, come ad esempio l'episodio della citazione di Eisenstein, è stato un qualcosa che dopo tutta una serie era stanco di filmare scene d'azione, quindi gli è venuto in mente, diciamo, chiamiamolo scherzo, cioè citazione scherzosa, insomma, senza dei particolari significati ideologici o reconditi appunto dietro. There's a lot of quotes that I probably don't know their quotes because I've watched too many movies, and so subconsciously I'm probably putting things on screen that remind me of movies that I enjoyed. Poi le citazioni, probabilmente molte delle citazioni che poi vengono riscontrate nei suoi film, lui non ne è al corrente o quantomeno non le ha inserite consapevolmente, perché ti riguardo, ovviamente anche perché guardo, ho guardato e guardo talmente tanti film che complimenti, ti sei fatta questa bellissima idea. Vabbè, quindi ho viaggiato solo io. Passo la parola alla mia compagna. Sì, sempre riguardo a Brasile. Noi abbiamo letto un'intervista dove lei dichiara di non aver mai letto 1984 di Orwell, che Brasile sembra rievocare. A cosa si è ispirato nell'ideazione della storia di Brasile? A una realtà esistente?
presente, non so, magari all'Inghilterra, agli Stati Uniti, a una trasfigurazione di una realtà esistente. The story of 1984, without the details, because it was just part of what everybody talked about in university. So originally I was going to call the film 1984 and a half, because of Fellini. But I didn't read the book until, you know, I finished the movie, and I was quite surprised at how many details were very similar, even though I didn't know specifically. No, lui comunque non aveva letto il libro, però era ovviamente cosciente di cosa trattasse, cioè cosa fosse 1984, e perché ovviamente è un libro di cui si è sempre parlato, cioè sapeva che comunque 1984 aveva degli elementi di base molto simili a questa storia che lui stava realizzando. Ha letto il libro soltanto una volta concluso il film e è rimasto sorpreso dalla quantità di dettagli che poi risultarono. It's like when people talk about Don Quixote. Everybody thinks they know the story, but very few people have read the book. È come parlando di Don Quixote, più o meno chiunque pensa di sapere la storia, ma il libro non l'hanno letto poi così tanti.